Mi chiamo Elaine, ho 53 anni, vivo a Wiley, in Texas. E ho un grosso lipoma sul fianco sinistro. In questo momento il lipoma ha le dimensioni di un terzo seno. È morbido, ma se lo stringo diventa più duro all'interno. E si possono vedere le vene all'esterno. Non ha un bell'aspetto, non ce l'ha per niente. Con il braccio mi ci appoggio sopra. Devo posizionarlo in modo che non succeda. Tende a irritarsi se lo sfrego contro la maglia. Da quando me ne sono accorta la prima volta, direi che sono passati 4 o 5 anni. Ero in bagno a farmi bella come sempre e quando ho alzato il braccio ho detto «Aspetta, che cos'è quello?» Sapevo di avere 2 maniglie dell'amore, ma vedendone una terza mi sono chiesta cosa fosse. Così sono andata subito dal dottore. Mi ha fatto un'ecografia e ha riscontrato una sacca di grasso. Mi hanno suggerito di lasciar perdere, non sarebbe cresciuta. Io non ci ho dato tanto peso, ma ora è diventata enorme. Mi dà veramente fastidio. Non riesco più a dormire bene perché sono abituata a stare sul fianco sinistro. Così è un po' fastidioso e faticoso appoggiarsi da questo lato, ma... Ora devo abituarmi a dormire sul fianco destro. A volte mi dimentico e mi giro su quello sinistro ed è... molto doloroso. Si scortica. È come se mi fossi sbucciata il ginocchio. La parte qui davanti è molto delicata. E persino quando mi abbasso la maglia... posso sentirlo e fa male. È una sofferenza terribile. Salve, buongiorno. Salve. Come stai? Piacere. Sono la dottoressa Lee, piacere. Tu ti chiami? Elaine. Elaine, piacere di conoscerti e benvenuta nella mia sala d'attesa. Sono felice di essere qui. Sei bellissima, come mai sei qui? Ho un lipoma gigante che deve assolutamente sparire. Ah, ok, ora riesco a vedere che hai qualcosa sul fianco. È come se mi servisse un reggiseno. Non esiste un reggiseno adatto. Lo so. Da quanto ce l'hai? 4 anni. Hai consultato dottori o... Mi ha visitata il mio medico di base. Mi ha fatto fare un TAC e non era niente, è solo una sacca di grasso. Ma cresce ogni anno che passa. Diamo un'occhiata e vediamo di cosa si tratta. Elaine ha una personalità spumeggiante, ma il lipoma la sta davvero deprimendo e ce l'ha solo da 4 anni. Ho visto lipomi esistenti da 20 anni o anche di più. Sono davvero curiosa di vedere quanto è grande e che tipo di problemi sta causando in così poco tempo. Caspita, è malconcio. L'hai un po' maltrattato. Mi sono grattata. Sembra ci sia un callo. Sì, è irritato. Ora capisco perché parlavi di reggiseni. Sì. Si sente un'escrescenza, come un disco da hockey. Mi fa male proprio lì. Scusami. La superficie della pelle è molto sensibile. Sembra sensibile quasi quanto un seno, in un certo senso. Vero. Io lo chiamo il mio terzo seno. Sì, davvero? No. Ma 2 seni bastano e avanzano. Sembra un lipoma. Per me è positivo che sia separato dal muscolo. È come se essenzialmente penzolasse da questo lembo di pelle. Ok. Sono davvero scioccata dall'ipersensibilità del lipoma. Gli ho dato una leggera strizzata e lei ha sussultato. Sembra sia stato coinvolto in una rissa da bar e che le abbia prese. Probabilmente è per questo che è sensibile. Ma vedo anche una vena che non amo particolarmente sopra i lipomi. Perché so che dovrò operare facendo molta attenzione. Sembra che quell'area a brasa sia molto sensibile ed è abbastanza estesa. Vorrei solo che tu ti sentissi a tuo agio. Se tutto va bene, tornerai a casa senza la tetta aggiuntiva. Tornerò solo con le mie tette. Sì. Ci sono 2 elementi che voglio tenere d'occhio durante l'intervento. Per prima cosa, le vene e il sistema vascolare. Ne vedo già una in una posizione minacciosa sopra la protuberanza. Cercherò di evitare le vene il più possibile, perché più c'è il rischio di sanguinamenti ed ematomi, più rischierei di non riuscire a rimuovere con successo il lipoma.